Ciao a tutti, sono Mario e eccoci con un altro video che riguarda l'ambito medico. Scusate se sto un po' gobbo, ma ho già preparato uno schema perché oggi parliamo delle tecniche di visualizzazione nel campo medico. E quindi ho pensato di fare uno schema così è più semplice anche per voi, si può fare un fermo immagine, stamparlo o copiarlo, ecco. Ovviamente non sarà avendo 10 minuti di tempo, non sarà tutto approfondito. Facciamo una carrellata generale e poi ci saranno i video per ognuna di queste opzioni. Ecco. Allora, intanto, visto che parliamo di tecniche di visualizzazione in medicina, io partirei con una cosa, che non si può non vedere, cioè, lo spettro delle onde elettromagnetiche. Allora, la premessa è che noi con il nostro occhio, umano riusciamo a vedere solo una parte di tutto lo spettro e quindi, diciamo, il resto riusciamo a vederlo, tramite della strumentazione. Quindi, direi che possiamo partire. Questo è tutto lo spettro delle onde elettromagnetiche. Noi, come vedete, siamo questa parte azzurrina qua, questa è l'unica parte che il nostro occhio riesce a vedere. Qui ho aperto uno spaccato, diciamo, dove c'è il nostro bel arcobaleno con verde, viola, blu, verde, giallo, arancio e rosso. Questo è Allora, in questa scala di forme d'onda, di onde elettromagnetiche, abbiamo da questa parte. Abbiamo le onde con frequenza maggiore, cioè frequenza elevata, e energia elevata, cioè le forme d'onda portano con sé grandi quantità di energia. Mentre a questa parte andiamo a scemare fino ad arrivare alle onde che hanno poca frequenza, poca energia, diciamo a bordo, chiamiamolo così, e hanno però una lunghezza d'onda elevata. Quindi l'una è il contrario dell'altra. Sapete che la frequenza, se non sapete quello che dico, la frequenza e la lunghezza d'onda sono uno il reciproco dell'altro. Quando una è alta, l'altra è bassa e viceversa. Allora, partiamo da frequenze elevate con energia elevata al loro interno. Si parte dai raggi gamma. Raggi gamma, questi qua ve li ho fatti in rosso, raggi gamma, raggi X e raggi UV, perché sono raggi ionizzanti, cioè quelli che fanno male al corpo umano, al nostro corpo. Anche se in realtà gli UV sono ionizzanti, ma i raggi UV fanno male al nostro corpo, ma che sono i raggi del sole, ecco. Con barriere anche minime si riesce a non avere problemi o danni, ovvero agli occhi mettendo gli occhiali, stiamo al sole con la crema, eccetera, quindi i raggi UV. Allora, qui c'è una scala che parte, in alto abbiamo gli Hertz, quindi la scala parte da 10 alla 24 Hz, cioè i raggi gamma hanno una frequenza elevatissima. È per questo che sono dannosi, perché portano con sé una grandissima energia, raggi gamma. Non pensate a Hulk, ai cartoni animati da Marvel, ma questi raggi gamma, insieme ai raggi X che sono appena dopo, possono creare problemi al DNA e quindi mutazioni, cancro, eccetera, eccetera. Allora, raggi gamma da 10 alla 24 fino a 10 alla 20 come frequenza in Hertz è la banda dei raggi gamma. I raggi X da 10 alla 20 alla 10 alla 16, i raggi UV fino a 10 alla 14, sempre Hertz. Dopodiché ci sono lo spettro che noi riusciamo a vedere, questo è lo spettro è visibile, poi si passa agli infrarossi, gli infrared, 10 alla 14 a 10 alla 12. Si passa alle microonde, il vostro fornetto è qui, il vostro fornetto a microonde, da 10 alla 12, 10 alla 10 come Hertz, quindi cioè 10 alla 12, 10 alla 8, scusate, per passare poi alla fine con le onde radio, le onde TV che hanno 10 alla 4 Hz, quindi in realtà sono veramente bassi come Hertz. Le lunghezze d'onda invece sono il contrario, la lunghezza d'onda si vede anche qua. Qui abbiamo un'altissima frequenza e la lunghezza d'onda che è piccola, cioè da una cresta all'altra è veramente piccolo.
raggi gamma, altissima frequenza, altissima energia, e la cresta d'onda è piccolissima, fino ad arrivare appunto alle onde radio, dove la lunghezza d'onda è proprio lunga, l'energia che trasportano è bassa. Infatti le onde radio TV, adesso vediamo se ci arrivo col dito, qua sono quelle che abbiamo noi sparse per l'etere, perché appunto le TV, tutte le antenne TV che vedete, le antenne radio, trasmettono con queste frequenze. La potenza è bassissima, quindi non ci crea un danno al corpo. Questo è tutto appunto lo spettro delle frequenze elettromagnetiche. Questo per dire, cioè questo per passare allo step principale, cioè le tecniche di visualizzazione. Anche qui, se volete lo schemino, fate un fermo immagine, sposto la mano, e potete stamparlo tranquillamente. Bene, allora io partirei dalla prima, radiografia. Allora, la radiografia, come sapete, tutti avete fatto dei raggi X, sono quei raggi che vengono emanati da un dispositivo, a raggi X appunto, su una lastra. Se mettiamo ad esempio il corpo umano, tutti i tessuti molli che non assorbono i raggi X li attraversano e quindi non lasciano l'impronta sulla lastra, la lastra nera classica che avrete visto o si vede su internet. Invece, ad esempio, i tessuti che possono assorbire i raggi X, ad esempio le ossa, quelli vedete voi un'impronta bianca, lo scheletrino che vedete Questo appunto è il discorso che fa la proprietà dei raggi X. Vengono assorbiti da alcuni tessuti come il tessuto osseo e non vengono assorbiti dai tessuti molli, quindi riusciamo a vedere le ossa ma non i vasi sanguigni, ad esempio. Ecco, questi però sono raggi X, sono raggi dannosi al corpo. Si passa ai raggi X, la radiografia a contrasto. Questa serve per, diciamo, sono sempre raggi, però viene dato al paziente da bere un elemento chimico, il bario. I raggi X non l'attraversano e quindi una volta che il paziente ha bevuto il bario va nel punto in cui deve depositarsi perché c'è un problema, e con i raggi, la radiografia a contrasto si riescono a guardare anche i tessuti molli, quindi non le ossa, la struttura ossea, ma ad esempio l'intestino. Se uno ha un problema all'intestino e devono valutare dov'è il problema, con questa tecnica si riesce. La terza tecnica è la TAC. La TAC è la tomografia assiale computerizzata e è un raggi X all'ennesima potenza, nel senso che la persona è al centro di un macchinario e vengono sparati i raggi X da tutte le direzioni, ovviamente fatti in un certo modo. Ovviamente il computer ha dei sensori che registrano tutto quello che viene proiettato su schermo. A differenza della radiografia standard, che è una lastra 2D, questo è come la stampante 2D stampa su un foglio 2D. Questo invece è 3D, la TAC, ovvero nel monitor si ha proprio il disegno in 3D, quindi c'è il rendering tipo la fetta di pane, cioè la pagnotta con tutte le fette. Lì si riesce a vedere con la TAC in modo proprio eccezionale una parte dell'organo che è stato selezionato, il cervello o il fegato, l'intestino, ma si riesce a vedere proprio in 3D ogni fetta, diciamo, e tutte queste fette compongono l'organo che è stato studiato. Ovviamente c'è una massa di raggi che vengono assorbiti al corpo che è paurosa. È molto più invasivo dal punto di vista dei raggi rispetto ai raggi X normali, ovviamente. Si parla di centinaia di volte. Quindi. Allora, un'altra tecnica di visualizzazione è la PET, la Positron Emission Tomography, che è l'emissione, la tomografia a emissione di positroni. Ovvero, questa è ancora più invasiva, nel senso che ci sono dei raggi gamma che vengono inseriti in sostanze chimiche che il corpo ha già e che riesce a immagazzinare, e qui succede il contrario, cioè a differenza dei raggi X della TAC, che è il macchinario che emette i raggi e vanno verso il corpo,
Qui i raggi gamma sono dentro al corpo, sono stati assorbiti dal corpo umano e qui, se vedete lo schemino, se lo ingrandite, c'è l'omino al centro, c'è il macchinario intorno ed è l'omino che emette come il sole, che emette i raggi gamma. Quindi tutto intorno ci sono dei sensori che registrano i raggi gamma e l'omino al centro, noi, emette questi raggi gamma. I sensori registrano e quindi danno un'immagine a seconda di dove vengono, cioè qual è il sensore che viene, che capta il raggio gamma. Non vi sto a dire che i raggi gamma sono i più dannosi, vedi Hulk. Detto questo, abbiamo la risonanza magnetica nucleare. Questa invece è eccezionale perché non ha bisogno di raggi gamma, non ha bisogno di raggi X, non ha bisogno di iniezioni di bario. E quindi la risonanza magnetica nucleare utilizza dei magneti molto molto potenti per fare sono onde radio a bassissima energia e quindi fa il suo lavoro in modo eccezionale e non è invasivo, appunto perché non ha queste tre tipologie di raggi che vengono. L'ultimo, che conoscete sicuramente tutti, sono gli ultrasuoni. Sono onde ad altissima frequenza ma a bassissima energia, quindi se ne possono fare finché uno vuole. Praticamente, ho fatto il disegno qui, c'è un trasduttore che emette delle onde ad altissima frequenza verso, per dire, un braccio, facciamo esempio un braccio, no? Allora, i tessuti, la pelle del braccio ovviamente risponderà a queste onde. Del trasduttore in un certo modo. I globuli rossi, cioè i vasi sanguigni, risponderanno in un certo modo, i globuli rossi, i globuli bianchi, eccetera, eccetera. Ogni componente del braccio, quindi anche nervi, muscoli, risponde al trasduttore in modo diverso. Il trasduttore riesce a selezionare e capire di che organo si tratta e cosa sta succedendo. E quindi non è invasivo, non ha effetti secondari, ma si riesce a vedere benissimo. Ovviamente tutto viene messo a monitor. Voi pensate all'ecocardio quando vi appoggiano sul cuore il trasduttore e lo muovono lentamente per vedere come si muovono le valvole cardiache e il cuore nel suo lavoro giornaliero. Ogni singolo diciamo elemento che compone l'organo che è stato selezionato risponde in modo diverso, quindi il sangue all'interno del cuore risponde in un certo modo, il tessuto del cuore risponde in un certo modo, la cavità risponde in un altro modo, il trasduttore capisce tutto e ci mette tutto a posto. Allora, questa è la carrellata generale, ovviamente poi ci saranno altri video in cui viene spiegato in modo preciso e perfetto come funziona ognuno di queste visualizzazioni. Ovviamente in 10 minuti non è che si può fare più di tanto. Quindi io intanto vi saluto, spero di essere stato chiaro, potete riguardare il video se ci sono dei punti o mettere indietro se ci sono dei punti non chiari, iscrivetevi al canale se volete vedere tutti gli altri video e niente, mettete un like se vi è piaciuto e insomma, altrimenti insomma, pazienza, ci vediamo alla prossima. Ciao 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 ciao.